prime notizie sulla presenza di castagni da frutto nel Mugello risalgono all'epoca romana, ma è dal Medioevo che il marrone assume un'elevata importanza economica, tanto da essere citato nei registri commerciali fiorentini. In questa puntata di Firenze a tavola scopriremo insieme tutte le caratteristiche che fanno del marrone un alimento della salute. Il marrone del Mugello IGP ottiene l'indicazione geografica protetta nel 1996 dall'Unione Europea e dal 2003 abbiamo iniziato al laboratorio della Camera di Commercio di Firenze un progetto per caratterizzarlo. Il marrone ha per secoli costituito la fonte di sostentamento principale per generazioni di individui ed è per questo che l'albero del castagno è stato riconosciuto come simbolo della vita. Il marrone Mugello IGP è un frutto di tutta l'area della provincia di Firenze ed è gestito da un consorzio di tutela Marrone Mugello IGP. Da studi effettuati dalla Camera di Commercio di Firenze, il marrone del Mugello si è rivelato facilmente pelabile, dolce e carico di aromi come vaniglia, noce e nocciola. Il marrone è molto omogeneo in tutte le zone produttive dal nord al sud Italia, mentre le castagne sono di forma molto variabile, di pezzatura anche o più piccola del marrone o più grosso del marrone, e poi la forma in genere della castagna è più allungata, mentre il marrone è più globosa. Qui vediamo bene le due tipologie di frutti, sia del marrone che della castagna. Il marrone è un frutto che deve essere sempre innestato, quindi non è mai spontaneo, e a differenza della castagna si può notare anche che ha un colore diverso, striature più nette e una forma ovale allungata, perché nel riccio normalmente non crescono più di 3 marroni, e si riconosce anche bene che la cicatrice ilare, la parte più chiara alla base del marrone, è solitamente di forma rettangolare, cosa che non avviene in tutte le varietà di castagne. Il marrone del Mugello IGP viene commercializzato sia fresco che curato che come farina. La curatura è un trattamento esclusivamente a base d'acqua, senza additivi chimici, che permette di allungarne la conservabilità. Si può trovare anche in commercio la farina di marrone del Mugello IGP, in cui è previsto che i marroni siano essiccati secondo un procedimento tradizionale a base di legna di castagno. Con il marrone del Mugello IGP vengono preparati anche i marron glacé. Nel Mugello si trova il più grande stabilimento che confeziona questa prelibatezza in Europa. All'arrivo del prodotto ai centri di lavorazione, il prodotto viene calibrato. La calibratura è una fase che consiste nella pesatura di un chilo di prodotto e nel conteggio di circa 80, 70, 80 frutti nella rispondenza del disciplinare del marrone del Mugello IGP. Si arriva al prodotto finito, cioè al marron glacé, attraverso 3 fasi: la cottura del prodotto, la canditura, che avviene in immersione in una soluzione di acqua, zucchero e vaniglia, e quindi si passa alla glassatura sotto una doccia di zucchero. Oggi in questa zona si producono circa 1000 quintali l'anno di marrone del Mugello, IGP, in inglese PGI, Protected Geographical Indication, indicazione geografica protetta, marchio di origine ottenuto dalla Comunità Europea nel 1996, che garantisce che le caratteristiche e la reputazione del prodotto siano riconducibili ad una determinata zona geografica. Il marrone è un frutto un po' particolare, che lo rende molto simile ai cereali, e per questo viene chiamato anche il pane dei poveri o il cereale che cresce sugli alberi. Questo è dovuto alla grande ricchezza di amidi, che sono anche la fonte di calorie e anche del suo valore energetico. Il pregio del marrone è la presenza di molte fibre, addirittura 3 volte le fibre che noi troviamo nella mela con la buccia. Le fibre, sappiamo, sono importantissime per il nostro organismo e anzi dovremmo cercare di consumarle sempre in quantità maggiore. Pochi grassi, ma sono soprattutto grassi di origine vegetale, quindi grassi buoni, e non c'è colesterolo. Ci sono proteine più che nei altri frutti, con amminoacidi essenziali che noi non riusciamo a produrre, ma dobbiamo prendere con gli alimenti. Pochi sanno che il marrone è ricchissimo di potassio, più di quello che troviamo nelle banane, e c'è poco sodio, e il sodio è un nemico delle nostre arterie.
per conservarlo anche a lungo un anno nel freezer dopo averlo lavato, asciugato e fatto un piccolo taglietto sulla buccia, oppure sotto forma di marmellate da utilizzare casomai a primavera quando compaiono quelle noiose astenie primaverili che ci fanno richiedere l'uso di alimenti calorici. Allora, le tre ricette tipiche sono i tortelli di marroni come primo piatto, la torta di marroni e come dessert veloce la ricotta con la marmellata di marroni, o meglio ancora la crema di marroni. Gli ingredienti per fare la torta di marroni occorrono marroni precedentemente cotti sul fuoco, ricoperti di latte, vaniglia, un po' di cannella e un pizzico di sale. Si fanno cuocere una mezz'oretta e poi si passano. Da questo passato aggiungiamo zucchero, uova, latte, rum, alchemes. Mescoliamo il tutto ottenendo una crema. Si versa questa crema ottenuta attraverso un passino e si ricopre la teglia e si mette in forno per 3 ore, 3 ore e mezzo in un fuoco molto basso.